ed eccoci qui all'hotel Piccolo Mondo a Castro. È un hotel di charme molto bello, avrete modo sicuramente di apprezzarlo insieme a noi e vi invitiamo soprattutto a immergervi in questo mare azzurro. Nel paradiso del piccolo mondo siamo qui con la titolare e l'artefice di questo paradiso, non a caso, Anna Maria Ascalone. Anna Maria, il segreto del tuo successo? La natura incontaminata, i colori, la naturalezza di tutto, credo, si tratta principalmente di questo. È stata rispettata sotto tutti i punti di vista, quindi la flora, i cespugli di mirto, i fichi d'India, gli ulivi, e credo che questo incanti gli ospiti in arrivo qui al Piccolo Mondo. E certamente io devo molto all'intuizione di mio padre, perché lui negli anni 50-60 costruì questa struttura particolare in un'epoca in cui si costruivano alberghi accorpati che in qualche modo usurpavano il paesaggio, si può dire, mentre il Piccolo Mondo è tutto terrazzato ed è, diciamo, che ben integrato nella natura, e questa è l'eccezionalità della cosa. E io poi l'ho condotto, cerco di condurlo fino ad oggi, e spero che i miei figli proseguiranno in questa attività, perché è un'attività che dà sicuramente grandi soddisfazioni ed è un luogo che mi dite essere, insomma, speciale. Antonio, lo chef del Piccolo Mondo di Castro, dell'hotel Piccolo Mondo di Castro. Ora prepariamo dei tortelloni di filo di formaggio con bietola, gamberetti, pomodorini e basilico.